Stai diventando grande, sai? Io sono un bimbo di 4 anni o poco più. Esploro il mondo, io calco. Ho sempre un gran da far. Guardo per imparar. So che sta intorno a me, calco. Guardo colori, insetti volar. Scoprirò il mondo con mamma e papà. Sono io! Giocare insieme. Caillou, siamo pronti per uscire. Dove sei? Sto giocando con il mio dinosauro, mamma. È tutto il giorno che stiamo chiusi in casa. Usciamo a prendere una boccata d'aria. Posso portare anche il mio dinosauro? Che ne dici di portare il secchiello e la paletta? Così potrai giocare con la sabbia. E va bene. Oggi è davvero una giornata stupenda. Caillou è molto contento di trovare Leo e Clementine al parco. Ciao! Posso costruire i castelli di sabbia insieme a voi? Stai attento, Caillou! Guarda che cosa hai combinato! Hai rotto il mio secchiello! Non vogliamo giocare con te! Rompi tutto e combini solo guai! Caillou non voleva rompere il secchiello di Clementine. Si sente molto triste. Mamma! Dici sul serio? Oh, mamma! Che succede? Perché piangi? Leo e Clementine non vogliono farmi giocare insieme a loro con la sabbia! Ma tu gliel'hai chiesto di giocare con loro? Caillou non dice alla mamma di aver rotto il secchiello di Clementine. No, basta! Ho cambiato idea! Non voglio più giocare insieme a loro! Sono troppo antipatici! Voglio tornare a casa! Ma come? Siamo arrivati adesso al parco! Rosie si è appena svegliata! Su, non fare capricci! Vai a giocare un altro po'! Leo! Clementine! Volete venire a giocare con me sullo scivolo? Leo e Clementine sono così impegnati a giocare da non accorgersi di Caillou. E Caillou si annoia molto a giocare da solo sullo scivolo. Vorrebbe tanto che i suoi amici giocassero insieme a lui. Mamma, dai anche a me qualche spinta sull'altalena. Sei un po' grande per questa altalena, non credi? Posso andare su questa allora? Mi spingi? No, Caillou, adesso non posso spingerti. Sto spingendo Rosie. Niente da fare. Caillou tenta più volte, ma senza l'aiuto di qualcuno è impossibile dondolarsi sull'altalena. Sarà meglio scegliere un gioco dove può cavarsela da solo. L'arrampicata sembra l'ideale. Mamma! Aiuto! Oh! Perché non vai a giocare un po' con Leo e Clementine, tesoro? Mi hanno detto che non vogliono giocare più insieme a me. Sono arrabbiati perché ho rotto il secchiello di Clementine. Può capitare. Perché non le dai in prestito il tuo secchiello? Che bella idea! Puoi usare il mio secchiello se vuoi. Grazie, ma che bel secchiello! È molto più grande del mio. Posso giocare anch'io con voi? Ma certo, siediti laggiù, così ci aiuti. Caillou è felicissimo di giocare di nuovo con Leo e Clementine, i migliori amici del mondo. La brutta caduta di Leo. Una delle cose preferite da Caillou è giocare agli alieni col suo amico Leo. Glo, glo, glo. Torna indietro, alieno! Oh! Ma dove è finito? È sparito nel nulla! Con l'aiuto di Gilbert è più facile trovare un extraterrestre. Ha 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 ha!
Leo non sente nessun rumore e fa capolino per vedere se può uscire. No, non vale, mi devi prendere ancora. Evviva, ho vinto! Caillou è talmente felice della sua vittoria da non accorgersi che Leo si è fatto male. Voglio la mia mamma, la mia mamma! Perché stai piangendo? Che hai fatto? Mi fa male il piede! Caillou non sa cosa fare e comincia ad avere paura. Mamma! Papà! Aiuto! Leo si è fatto male! Dimmi, dove ti fa male? Mi fa male tanto il piede! Ai, che male! Leo sente molto dolore e non riesce a stare in piedi. Sarà meglio accompagnarlo a casa. I suoi genitori vorranno di sicuro andare in ospedale. Mi sembra una buona idea. Leo deve andare in ospedale. Caillou è preoccupato all'idea che il suo amico debba andare in ospedale. Non preoccuparti, Leo. Andrà tutto bene, vedrai. Voglio la mia mamma. Non si è fatto niente, vero mamma? È ancora troppo presto per saperlo. Dobbiamo prima aspettare che cosa gli diranno in ospedale. Caillou non è mai stato in ospedale e non ha la più pallida idea di cosa accadrà a Leo. Che cosa succederà quando Leo andrà in ospedale? Niente di che. Il dottore visiterà il suo piede e capirà cosa c'è che non va. Per essere sicuro che il piede sia a posto, gli farà sicuramente una radiografia. Vado a fare una telefonata ai genitori di Leo. Puoi tenere d'occhio Rosie? Va bene. Mamma! Sì? Che c'è, tesoro? Leo guarirà presto, non è vero? Ma certo, non ti preoccupare. Non potrà correre per un po', ma tornerà presto in forma. Caillou spera che Leo guarisca presto, così potranno di nuovo giocare agli alieni. Potrebbe essere papà al telefono per darci notizie di Leo! Pronto? Va bene, grazie. Ci sentiamo dopo. Ciao! Stavi parlando con papà? Sì, tesoro, era lui. Leo è già tornato a casa. È andato tutto bene. Puoi stare tranquillo. Allora può venire subito qui a giocare, non è vero? Mi dispiace, non è possibile. Leo si è rotto un dito del piede e non potrà camminare per un po' di tempo. Che guaio! E ora che cosa c'è che non va? Caillou sperava di poter rivedere subito Leo per poter giocare insieme. Vorrei tanto che Leo venisse a trovarci. Voglio sapere tutto dell'ospedale e poi dobbiamo giocare insieme agli alieni. Bene, Leo non può venire fin qui, ma tu puoi andare a trovarlo. Dici davvero, mamma? Ma certo! Leo ha già chiesto a papà se puoi andare a fargli una visitina oggi. Non vede l'ora di vederti, tesoro. Caillou non sta nella pelle all'idea di andare a trovare Leo. Ha già un'idea per tirargli su in morale. Voglio preparare un bel disegno da regalare al mio amico Leo. Adora i disegni. Caillou vuole disegnare qualcosa di speciale per Leo. Ma che cosa? Disegnerò un alieno. A Leo piacciono tanto gli extraterrestri. Ecco fatto. Fammelo vedere. Hai fatto davvero un bel disegno. Ora che ne dici di dare il tocco finale ai biscottini che sto preparando per Leo? Sì, ci sto. A Leo piaceranno questi biscotti. Leo non vede l'ora di vederti, Caillou. Anche io! Ho fatto un disegno speciale per lui. Possiamo andare ora? Ma certo, tesoro. Ciao, Leo! Caillou! Caillou è felice di vedere che Leo sta bene. Un extraterrestre!
ma è bellissimo! Grazie! Ci sono anche questi! Saranno buonissimi! Ti fa ancora male il piede? Adesso non più! Da quando non cammino sto molto meglio, per fortuna! Avevo dimenticato di legare i lacci della scarpa, ecco perché sono inciampato! Che è successo quando sei andato in ospedale? È stato divertente! Il dottore ha fatto una foto molto strana al mio piede! Ti va se giochiamo un po' agli alieni? Come facciamo? Sto arrivando, è tutto pronto per l'atterraggio. La pista è libera. Brum, 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 brum. Caillou e Leo finalmente giocano di nuovo insieme. Il gioco delle ombre. Caillou ha invitato i suoi vicini, Jeffrey e Jason, a mangiare gli hot dog. Ma a quanto pare i due gemelli sono troppo impegnati a farsi i dispetti. Oh, mamma! Che cosa c'è, Caillou? Hai esagerato con la senape? No, veramente, è stato... Caillou non sa se sia stato Jeffrey o Jason a spruzzare la senape. Scommetto che Jeffrey sa dirci com'è andata. Ecco perché adesso ripulirà tutto. Non è vero, Jeffrey? Adesso basta, Jeffrey, stai esagerando. Possiamo fare un gioco con la torcia, mamma? Giochiamo a nascondino. È una buona idea, Jeffrey. Potete andare a giocare in giardino se volete, ma solo per un po', si sta facendo buio. Caillou decide di far nascondere gli altri perché è lui ad avere la torcia. 1, 2, 3, 4, 5! Caillou è molto contento di giocare con i suoi amici. Ma quando si accorge che in giardino è diventato tutto buio, comincia ad avere un po' di paura. Ma poi ricorda di avere la torcia. Tanto vi trovo! Sono molto, molto bravo! Ragazzi, vi siete nascosti in un posto dove Caillou non verrà mai a cercarvi. Mentre la mamma spiega ai due gemelli che per essere leali avrebbero dovuto nascondersi in giardino, Caillou sente uno strano rumore dietro un cespuglio. Oh? Caillou comincia sul serio ad avere paura. Fa un altro giro, ma le ombre aumentano sempre di più e anche il giardino sembra avere un aspetto diverso. Ragazzi, non voglio più giocare a nascondino, sono un po' stanco. Ah! Mi dispiace, non volevo spaventarti. Mamma, Caillou è un fifone, non è vero? Niente affatto, al contrario, è stato molto coraggioso a rimanere da solo al buio in giardino. È tutto buio, non si vede niente qui fuori. Quando la mamma di Caillou accende le luci del giardino, tutte le ombre spariscono. Ora sì che si può continuare a giocare a nascondino, ma stavolta sarà la mamma a doverli cercare. Qui sotto non mi troverà nessuno. Oh, posso nascondermi con te? Va bene. Sei Jason, ho indovinato. No, io sono Jason. Presto, vieni anche tu. Stiamo zitti o ci troveranno. Sono il mostro più terribile del giardino. Gilbert, ci stiamo nascondendo. Caillou non ha nessuna voglia di essere scoperto subito. Si sta divertendo molto con i due gemelli. Il nuovo arrivato. No, fermo, Gilbert, vattene via! Guarda, Rosie, questa bimba nella foto sei tu. Rosie, piccola! Guarda questa, si vede Gilbert quando era piccolo. Vieni a vedere anche tu, Caillou. Caillou adora guardare le foto insieme alla sua mamma. Ricorda ancora quando il suo papà portò a casa Gilbert, era così piccolo.
dentro, papà? Scoprilo tu. Avanti. È una sorpresa. Un gattino, evviva! Che bello! Ho un gattino! L'ho preso in un centro animali abbandonati. Mi hanno detto che si chiama Gilbert. È un bel nome, non trovi, tesoro? Non preoccuparti, tesoro. Si è soltanto spaventato un po'. È ancora piccolo e deve abituarsi a noi. Lasciamogli dare un'occhiata in giro mentre pranziamo. Che ne dite? Va bene, mamma. Forse Gilbert ha paura di me? Ma no, tesoro. Non devi preoccuparti. Avrete tanto tempo per conoscervi. Diventerete amici, vedrai. Questa scatola è l'ideale per una cuccia. E sta bene qui in cucina. Perché? Gilbert farà parte della famiglia e come noi avrà un letto tutto suo. Vado a prendere una coperta giù in cantina. Credo sia ora di cambiare il pannolino. Torno in un attimo, Caillou. Finisci il pranzo intanto. Va bene. Gilbert! Caillou si muove lentamente per non spaventare Gilbert. È così contento che stavolta non scappa via. Lo prende in braccio per coccolarlo, così Gilbert capirà che sono amici. Gilbert, torna qui! Hai fame, non è vero, piccolo? Ehi, che fai? Hai combinato proprio un bel guaio, lo sai? Papà, guarda che ha fatto Gilbert! Gilbert non può mangiare sul tavolo, è chiaro? Prenderemo una ciotola tutta per lui e la metteremo per terra. Ma prima sarà meglio dargli una bella ripulita. Possiamo fargli il bagnetto nella vasca, allora? Beh, in genere ai gatti non si deve mai fare il bagnetto, ma in questo caso faremo un'eccezione. Voglio aiutarti anche io! Va bene, tesoro, ma prima devo togliere il collare antipulci, altrimenti si bagna. Ecco fatto. Puoi tenerlo in braccio mentre io riempio la vasca? Caillou ha paura di prendere in braccio Gilbert. Non gli piace quando comincia ad agitarsi. Adesso sarà meglio avvolgerlo nell'asciugamano. Sarà più facile tenerlo in braccio. Hai visto? È come tenere un bambino. Serve una presa sicura. Senza esagerare, però. Caillou adora moltissimo il suo nuovo gattino. Perfetto, avanti, Gilbert, vieni qui, è l'ora del bagnetto. Papà! Guarda, sta scappando di nuovo! Gilbert si è nascosto. Caillou non capisce perché il suo gattino scappa sempre da lui. No, dietro la poltrona non c'è, papà. Neanche qui. Eccolo, sta correndo. No, aspetta, Caillou. Dobbiamo muoverci lentamente, altrimenti lo spaventiamo. E va bene, ho capito. Riesci a vederlo? No. Non è nemmeno nella sua cuccia. Vieni qui, Caillou. Mi è venuta un'idea. Perché mi stai togliendo le scarpe? Non ti tolgo le scarpe. Mi servono i lacci. Tieni, adesso agita il laccio vicino al pavimento. Scommetto che così attirerai la sua attenzione. Caillou non capisce perché deve fare così. Fino a quando? Nessun gatto al mondo può resistere al fascino dei lacci. Adesso sì che è tutto pulito. Pulito e profumato. Che cos'è questo strano rumore, papà? Sta facendo le fusa. Vuol dire che è contento. Caillou è felicissimo che a Gilbert piacciano le sue carezze. Adora sentirgli fare le fusa. Ora gli rimettiamo il collare antipulci e abbiamo finito. Hai starnutito un bel po' di volte da quando Gilbert è arrivato in casa. Spero che tu non sia allergico. Che cosa significa?
significa allergico? Adesso te lo spiego. Quando una persona è allergica ai gatti, non può stargli vicino perché comincia a starnutire e ad avere un forte bruciore agli occhi. Caillou inizia a preoccuparsi. Non vuole essere allergico a Gilbert. Adesso non preoccuparti, magari è soltanto un po' di raffreddore. Se Caillou è allergico ai gatti, la mamma e il papà dovranno riportare indietro Gilbert. Gli occhi non sono lucidi e non sono neanche irritati. Senti bruciore, Caillou? No, mamma! Tieni, Caillou, prova a tenerlo un po' in braccio. Giù! No, non voglio che Gilbert vada via! Mi è venuta una bella idea. Vediamo che succede senza il collare. Caillou spera tanto di non starnutire più. Non vuole essere allergico al suo nuovo gattino. Beh, mi sembra un buon segno. Caillou, dà a me Gilbert solo per un secondo e tu tieni questo in mano. Giù! Mistero svelato! Visto che è il collare e non Gilbert a far starnutire Caillou, vuol dire che il gattino potrà restare in famiglia. Anche Gilbert è cresciuto velocemente, guardatelo! Ed ecco come Gilbert è diventato un nuovo membro della famiglia.